È necessario andar via, rimanendo guerriera, senza dolore né grida. Non ci sono rancori né rimpianti, e neanche dubbi o parole vuote. Io credo nella filosofia. Credo in Platone, credo nell'uomo, credo nell'essere in quanto essere, credo nella conoscenza delle cose umane e divine, nell'arte delle arti e nella scienza delle scienze. Io credo nella meditazione della morte. La filosofia è amore della sapienza. Ma voi non mettete in discussione quello in cui credete? Ma io devo. Ho considerato ciò in cui ho creduto da russa e ho esaminato da greca. Esiste una città giusta, unita. In questa città le divisioni sono superate perché i cittadini non agiscono unicamente in vista del proprio interesse personale. Platone dice: possiamo allora indicare un male maggiore per la città di ciò che la spezza, facendone di una molte, o un bene maggiore per la città di ciò che la lega insieme e la rende una? E non accade tutto ciò per questo solo motivo, quando nella città non si pronunciano all'unisono espressioni come il mio o il non mio, e lo stesso non vale per l'altrui?
Non possiamo. Quello che unisce le persone in questa città sono il piacere e il dolore. Quando tutti i cittadini gioiscono e si addolorano per le stesse nascite e le stesse morti, allora non esistono più separazioni. Ma non è una città dove non c'è il succo dell'uomo, la sua essenza, dove rimane solo la razionalità. Non è una città senza sacra, chiusa completamente in se stessa, mancante del contatto con il prossimo, mancante di quella meravigliosa conseguenza che è il contaminarsi. Al centro di questa città si trova il palazzo del re. Io ci sono entrata ed è stato lì che ho incontrato la Sofia. Garuda mos estin, os alla mazemata, alec poles, sinusias, gegnomenes, perito pragma, autoca et tu suzel exaifnes, oion apo puros pedesantos, et exazel fos, ente psyche genomeno, auto, e auto ed trefe. Questo dice Platone. Perché non è questa mia una scienza come le altre. Essa non si può in alcun modo comunicare. Ma come fiamma s'accende da fuoco che balza, nasce d'improvviso nell'anima dopo un lungo
lungo periodo di discussioni sull'argomento e una vita vissuta in comune, e poi si nutre di sé medesima. È una forza che non si può placare. È una spinta così audace da non poterne fare a meno. La gente spesso teme la mente come il fuoco. Un tempo gli abitanti di Alessandria, per questa stessa paura, assassinarono Ipazia. La trascinarono per la città, la scorticarono, distesa per terra, fino ad asportarle la pelle e a riempire di ulcere la sua carne. E poi, con delle conchiglie, sbucciarono la pelle dalle sue carni. Anche oggi i filosofi, quelli che non si rassegnano alla posizione prepotente come servi intellettuali dell'elite dominanti e difendono la dignità di un pensiero veramente libero, vengono uccisi. Ma come si fa a non pensare? Io non riesco, non posso! Sin da quando sono nata i miei genitori mi hanno insegnato a farlo, e quando poi ho ricevuto il dono della noesis, del sapere intuitivo, ho capito che cosa significasse veramente pensare. Il destino dell'umanità è di ritrovare se stessa, di ritornare alle origini, dove non c'è distinzione tra umani e dei. Questo significa unità. L'umanità, sì, l'umanità ancora una volta ha seguito il cammino sbagliato, si è allontanata troppo dalla verità, e ora è giunto il momento di tornare a casa. Occorrerà esperienza, attenzione, presenza. Occorrerà la conoscenza. Noi abbiamo bisogno di una rivoluzione dello spirito, di uno sforzo mentale ancora più grande per risvegliare nell'uomo la capacità di pensare, ma di pensare in modo autentico e non per imitazione del pensiero. Voi percepite che c'è dell'altro oltre l'abisso? Oltre quello che ci viene fatto credere?
ci induce a trovare la nostra voce, a portare rispetto verso il grande mistero che anima l'uomo e che dovrebbe portare tutti noi ad una modesta, umana parola. Il dono del silenzio dovrebbe servire per recuperare la nostra umanità e prepararci all'incontro con le voci degli altri, congelarsi in ammirazione e guardare senza fermarsi per trovare bellezza, sapienza, bontà. Le ali dell'anima si nutrono proprio di queste virtù, le ali sollevano ciò che pesa e innalzano verso il divino. Se invece agisci con malvagità, oscenità, offese, l'anima si corrompe e si perde. Platone, nel Fedro, parla del mito della biga alata. La biga, il carro, è l'anima ed è guidata nel suo viaggio da due cavalli, uno bianco e uno nero. Il cavallo bianco rappresenta l'elevazione al mondo delle idee, il mondo alla ricerca della raffinatezza e del bello, mentre quello nero è la parte più istintuale dell'anima, quella più irrazionale, impulsiva, carnale. Se sarai il cavallo nero a dominare, la biga tenderà più velocemente ad andare verso il basso, ma se dominerà quello bianco, ti porterà verso la volta celeste, verso l'amore. Inoltre Platone dice questo: l'anima che ha visto il maggior numero di esseri si trapianterà nel seme di un uomo destinato a diventare filosofo o amante del bello. L'anima che viene per ultima si trapianterà in quella di un tiranno. Thank you.
dalla richiesta della tradizione quando sono stata uccisa. Dopotutto la tradizione è l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega. Nel mio destino filosofico, l'omega, il momento della fine, è stato penetrato da un raggio, il raggio stesso del Logos. È un incendio! Ma chi poteva mai sapere che questo incendio sarebbe stato la fiamma di un'auto fatta saltare in aria dai nemici di una giovanissima filosofa? È spaventoso parlarne. Il sigillo del martirio è stato posto sotto il mio pensiero. Sono discesa nel mondo lungo il raggio del Logos e sullo stesso raggio sono salita al cielo. Durante questa festa io ho parlato a lungo con diverse persone e sono uscita colma di bellezza. Chi ha commesso questo delitto non ha tenuto conto del mio stato, anzi mi ha permesso di diventare ciò che sono ora. Io adesso posso co-creare con Dio con una consapevolezza maggiore. Mi muovo veloce, io ascolto palpitare i cuori, sento l'amore che zampilla dalle fontane. Quando nevica, io posso essere fiocco di neve. In una cascata mi diverto in rocamboleschi giochi e la schiuma del mare mi avvolge i capelli. La mattina la brina mi solletica i capelli. Potete riconoscermi, sapete? Dovete solo credere in ciò che non si vede e allora vedrete. Gli antichi greci non potevano accettare che un vero pensatore potesse andarsene per sempre, morire, scomparire. Erano sicuri che il fedele del Logos fino alla fine, fino al punto omega, non morisse, ma che sarebbe diventato una nuova stella nel cielo eterno delle idee. Addirittura un Dio. Solo ciò che nasce dalla sofferenza è autentico e degno. Questa è la sorte di coloro che in questo mondo portano in sé qualcosa che non è di questo mondo. Thank you.
Deboli, se non hanno saputo sopportare quello che i forti hanno sopportato. Di che cosa è colpevole un'anima debole se non ha la forza di accogliere doni così terribili? Siamo noi coloro che hanno delegato la propria responsabilità agli altri, poiché il peso della libertà è insopportabile. Non c'è nulla di più ammaliante per l'uomo che la libertà della propria coscienza, ma non c'è nulla del pari di più tormentoso. Ti giuro, l'uomo è stato creato più debole e più vile di quanto tu pensassi. Stimandolo tanto, hai agito come se cessassi di averne compassione perché troppo hai preteso da lui. E chi ha fatto questo? Colui che l'amava più di se stesso. Se lo avessi stimato di meno, avresti preteso anche meno da lui, perché più lieve sarebbe stato il suo fardello. Perché l'uomo sia felice va ingannato. Dostoevskij, il grande inquisitore. Thank you.
Amo. Io amo, 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 amo. Amo te, mamma, e te, papà, che mi avete sempre fatto vivere gli elementi della filosofia. Siete il mio punto di riferimento. La tradizione. La verità assoluta che ci è stata comunicata nel Vangelo di Giovanni. In principio era il Logos. La veste del Logos è la luce. Ma è una luce diversa da quella che ho visto quella sera. C'era fuoco. Io sentivo grida e quando ho visto te, papà, ho capito. Le tue mani stringevano i tuoi capelli come se fossero l'unico appiglio, come se volessi strapparti il dolore. I tuoi occhi disperati mi cercavano, ma io ero lì e tu non mi potevi vedere, non mi potevi sentire. Io ti parlavo, ma tu non rispondevi. Io ho tentato di abbracciarti. Udivo i tuoi pensieri, sentivo il tuo sangue scorrere in ogni tua singola vena. In un attimo sei stato trascinato, risucchiato in un mondo di melma appiccicosa. Le tue gambe appesantite stavano per abbandonarti, ma dovevi rimanere in piedi. Sei un uomo. Un uomo. Più alto è l'uomo, più attento è al principio femminile, più è delicato e fine. Io adesso so che mi senti, perché queste sono le tue parole. Dasha, non c'è più. Ma ciò è impossibile. Semplicemente non può essere. Piuttosto, credo che non ci sia io, tutti noi, ma non lei. Nessuno mi convincerà della sua assenza. Non ci sono argomenti su ciò. Ci sono le pulsazioni della sua anima, del suo spirito, della sua mente. Il concetto della sua vita filosofica ha avuto un inizio, ma non c'è. Thank you.
In un palazzo così saldamente difeso dipende dalla chiamata che un vero pensatore sente nel profondo di se stesso. C'è una breccia impercettibile nel muro. C'è un passaggio sotterraneo. Solo chi è stato dentro sa come entrare, come uscire. E come tornare? E solo chi continua a cercare riuscirà a trovare quel passaggio. Ma non guardatemi! Ma ciò che indico, io sono questo, questa è la mia missione, è la mia natura, è la mia vocazione. Io non sono la risposta alle vostre domande, ma so come giungervi. Non sono il contenuto, io sono solo la mappa e seguendola potrete uscire dalla superficialità e muovervi nelle profondità e nelle altezze dell'essere vivente e consapevole. Thank you.
Logos! Sofia.